Settimana scorsa Antonio Fiabane ha presentato a Belluno il suo nuovo lavoro discografico, Riconosci i tuoi santi, e ci ha concesso una lunga chiacchierata a telecamere aperte nel backstage del suo live a pochi minuti prima appunto della sua esibizione, minuti che di solito un artista non spende di certo con telecamere accese o giornalisti presenti. Ecco che cosa ne è uscito. Parte una musica. Parte una musica, eccoci qua. Ascolta, ti piacerà. La gente applaude per noi due, ma sono storie di tanto tempo fa. Sei emozionato perché? Cioè, tipo, che tipo di emozione è quella del cantante? Di sbagliare, dimenticare il testo, di non essere... Sai che adesso non voglio apparire, però non ho nessuna di queste paure. La paura è che vai fuori sul filo e cammini. Però devi fare finta di cascare, però senza farti tanto male. Perché se ogni volta caschi veramente ti fai male tanto. Ed è il problema di molti artisti, ogni volta hanno capito che se cascano c'è l'applauso, però non si può neanche, credo, perdere la vita per quell'applauso lì. È importante un applauso che ci dice vai avanti, forza, però insomma c'è di fatto un principio autodistruttivo forte in tutti gli artisti. Tu hai avuto il tuo periodo di autodistruzione? Ma sì, ma ce l'ho, ma penso che tutti noi adesso... Non voglio far prendere paura a nessuno, ma tutti noi abbiamo le nostre giornate di distruzione, credo, no? Perché il principio, insomma, un principio antivitale, per non usare quella parola lì, ce l'abbiamo dentro tutti, no? Ed è normale, perché è la nostra paura, la paura che abbiamo tutti, che ho io, che i tag. Lo psicanalista fa quel lavoro forse perché cerca di razionalizzare, però quella paura ce l'abbiamo tutti, insomma, no? E allora ci confrontiamo sempre. Credo che l'artista sia quella roba lì, se è un artista, se no è un'altra cosa. Se ha paura di sbagliare le parole è perché dà troppa importanza alle parole. Non sono importanti le parole che dici, non è anche importante che tu sia un cantante. Io non lo sono un cantante, l'ho detto Andrea. È vero, vedevo l'intervista. Non c'entra niente, perché uno è convinto che devi fare le cose bene, allora se le fai bene la gente ti applaude, se le fai male... No, non è così, non è così. Invece capita molto spesso che un cantante scriva una canzone che ha un significato e che invece il pubblico recepisce in maniera completamente diversa, cioè la musica è davvero soggettiva. Sì, però l'arte ha il vantaggio di essere universale. E quindi se è tale... ha il vantaggio di contenere tanti segni dentro e quindi di arrivare, per questo motivo delle canzoni di Battisti tu capisci una cosa e uno capisce una parola e uno capisce un'altra, ma è solo perché è arte e quindi è piena di segni dentro, no? E quindi racchiude veramente la realtà, perché la realtà mica è semplice, no. La realtà è complessa, è l'artista che riesce a darti tutti questi segni, no? E allora forse questo, riuscire a fare una cosa che arrivi, vuol dire che insomma sei sulla buona strada, credo, no? Sì. Perché nessuno ti applaude perché dici, no? È il tuo brutto che devi, io credo, stai riprendendo ancora. È il tuo brutto che interessa, perché il tuo bello, insomma, le persone hanno più nelle scatole, hanno ragione. Il tuo brutto è interessante. E allora tu, se vuoi fare l'artista, vai lì sul filo, cammini, caschi, ti rialzi,
quindi dimenticarsi le parole o dire qualcosa di improprio non ha molta importanza, o stonare non ha molta importanza. A proposito di cose brutte, le persone che salgono sul palco con te, che sono tutti brutti, che effetto ti fa tra pochi istanti salire sul palcoscenico con tutti quei brutti che fanno parte della tua vita artistica ma anche personale, perché insomma sono praticamente tutti amici, amiconi? Io li chiamo i miei ragazzi perché fino a un po' di tempo fa ero il più giovane. Adesso l'ingresso di Matteo Visigalli in gruppo mi mette in una posizione che non mi piace tanto. Guarda, pensavamo che scendesse perché, Visigalli, invece no, scende Moro. No, non c'è da farla qui. Però sì. Vedi, c'è Del Farro, ad esempio, che è la sua età, insomma, adesso non lo diciamo perché non sta bene. Però ero più giovane io, no? Invece adesso... Visigalli è il più vecchio della comitiva. Certo. Maestro Mambrini, che cosa ne pensa delle orchestre liscio in Italia? Bellissime. Tu scherzi, io mi diverto a suonare il liscio. No, ma racconta, sai, il mondo sommerso del liscio. Il sommerso del liscio, guarda, c'è tanto disprezzo sotto, di parte dei musicisti vari e di fama, no, però io come fisarmonicista mi diverto da matti. Il mondo sommerso della classica, ve la tirate tutti e siete dei saputelli? No, anche perché lavoro ce n'è pochissimo. Sempre meno, è molto difficile, c'è poco lavoro, siamo tanti e dobbiamo fare tutti tantissime cose per poter vivere. Cosa ne... due parole del vecchio. Ma insomma dai, se la cava, dai. Regge. Sei pronto? Spendi due giovani parole per il giovane artista Fiabani. Vabbè, intanto devo dire che Antonio l'ho conosciuto, che non è tantissimo, cioè nel senso che lo conoscevo più di fama che e l'ho conosciuto in solito come persona, e devo dire che è un amico, cioè mi ci trovo bene, è una persona che ammiro un sacco. E ho imparato a ammirarlo anche come artista, nel senso che ho iniziato a sentire le cose che fa, le cose che lui ha fatto. Mi piacciono molto, ho deciso di dargli una mano per un pezzo sul disco, insomma. Sono fiero e contento di questa cosa. Sempre preciso. Adesso Fabio De Mimpri, prendi sulla chitarra, andiamo su di sopra. C'è la Cittadina Testimone. Oggetto scaramantico, scaramanzia del... che porta bene. Gli artisti sono scaramantici. Tutti. Tutti quanti hanno i loro riti. Io non vi dirò il mio, però questo è il mio rito. Questo è Assenzio. Quindi è Assenzio in forma di profumo da Parigi. Così mi riempio di profumo e salgo sul palco. Mi piace stare in mezzo a questo profumo. Non vogliamo sapere cosa ti ricorda questo profumo o perché l'hai scelto, però se ti scappa di dircelo. No, ma è proprio il fatto dell'importanza che ha il profumo, credo, no? È un senso, noi siamo dominati dal profumo. McDonald's lo senti da una decina di chilometri. È vero. Ed è successo. Parte. Il profumo è una cosa che forse non analizziamo così tanto, ma in realtà è una cosa veramente importante della nostra vita. E entrare sul palco in mezzo a questo profumo mi aiuta a questo, in questo caso, ma anche altre sì, marche sì, sì. Di profumo. Il profumo è una cosa importante, è una cosa che ti dà, ti porta, ti sposta da un'altra parte. Mi piace questo backstage, tanto. Ragazzi, fai una risatina per la stanza. No. 1, 2, 3, bella! Yeah. Grazie, un viaggio. Dai, tante. Vado io. Aspetta che sono così. Adesso devo lasciarmi. Che poi la cosa bella di tutto questo è che voi vedrete solo la